Studenti, cittadini e tante associazioni, da Libere ad Acmox, tutti uniti in una marcia verso il liceo Darwin di Rivoli per ricordare Vito Scafidi, ucciso a 17 anni dal crollo del controsoffitto della sua aula. Una marcia per impegnare politiche e istituzioni seriamente nel tema dell'edilizia scolastica. Dario Morricone. Vito, come ho sempre detto, ha aperto il vaso di Pandora. Con la sua tragedia ha svelato a tutti gli italiani e alle istituzioni la situazione drastica che c'è nelle scuole. Vito è un monito, è entrato nel cuore di tanti ragazzi, di tanti genitori e spero anche delle istituzioni che oggi saranno presenti e anche domani per ricordare che la scuola è un diritto ma la vita anche. È commossa ma forte Cinzia Caggiano, la mamma di Vito Scafidi. Intorno a lei tanti ragazzi che oggi erano in piazza, a Rivoli. Un fiore per tutti, un fiore per Vito, diventato un simbolo per il diritto a luoghi di insegnamento sicuri. Vito apre simbolicamente il corteo che si dirige proprio verso il liceo. Quel giorno viene giù una controsoffittatura della quarta D del liceo Darwin. Un tubo di ghisa abbandonato lì su uccise Vito Scafidi e rese paraplegico un altro studente. Per quel fatto sono state condannate in appello 6 persone. Questa non è una giornata di maniera, perché è una giornata di memoria, per ricordare, ma per trasformare questo ricordo in un impegno credibile. Il governo ha stanziato 2 miliardi di euro per l'edilizia scolastica e proprio oggi in commissione bilancio si discute un emendamento per estendere anche alle province, proprietarie della maggior parte degli istituti superiori, la deroga al patto di stabilità che i comuni già hanno per le scuole primarie ed infanzia, per tutti la possibilità di investire per la sicurezza. E in marcia tra gli studenti di oggi anche alcuni dei compagni di classe di Vito. Cosa vi resta di quel giorno tragico? È una cicatrice, una scossa dentro che non si può cancellare, non si può dimenticare. Questo ci rimarrà sempre, però rimane anche i bei momenti che abbiamo passato insieme. 4 anni felici fino a quel momento. Tutti quei bei momenti passati che danno forza a questo ricordo.